ricevuto il dottor Urbani e il dottore Zito, insomma noi dipendenti che da ieri stiamo facendo questa sorta di occupazione, insomma, simbolica presso il Dipartimento, perché abbiamo ricevuto comunque le lettere di licenziamento e dal 10 aprile 245 persone siamo a casa, siamo licenziate. Il dottor Urbani, nella sua qualità di subcommissario, non ci ha dato, diciamo, delle risposte concrete per la soluzione al nostro problema, perché ovviamente lui aveva un piano, aveva elaborato un piano per la salvaguardia dei posti di lavoro attraverso la Fondazione Campanella, però purtroppo sono subentrate una serie di cose, il decreto di estinzione del prefetto, il fallimento, insomma il licenziamento, per cui il piano, diciamo, di salvezza, di rilancio dell'ente, diciamo che viene meno col morire della Fondazione stessa. Quindi noi lavoratori ovviamente gli abbiamo chiesto le possibili soluzioni per salvaguardare il nostro posto di lavoro e ovviamente lui ci ha prospettato una soluzione più a lungo termine in termini di concorsi pubblici qualora insomma venisse sbloccato il piano di rientro. Quindi in concreto lui nella sua figura non ci ha prospettato soluzioni attuabili per la salvaguardia del nostro posto di lavoro.